Allora Lorenzo, partiamo subito con questa puntata. Come sempre, apriamo con l'oroscopo musicale di Silvia Pagni. Il segno dello Scorpione, nel mese di novembre nasceva un compositore, cantante e pianista famoso negli anni 50. Nel mese di novembre del 1925 nasceva Bruno Martino. Debutta come pianista jazz nel 1940. Di nascosto, pensate, lui suonava in un'orchestrina scolastica. Nel 1944 entra in Rai come pianista dell'orchestra 013, diretta da Piero Piccioni. Molti jazzisti di vari paesi hanno interpretato Estate, brano portato alla visibilità internazionale dal cantante e chitarrista brasiliano João Gilberto, che lo scoprì durante una tournée italiana, lo riarrangiò in versione bossa e ne fece uno standard, oggi tra i più eseguiti. Bruno Martino spicca letteralmente il volo con la canzone Estate, che diventa una hit senza tempo. La canzone narra la malinconia di un amore finito. Bruno Martino partecipò anche al Festival di Sanremo nel 1961 con il brano AAA, Adorabile Cercasi, presentato in abbinamento con Giulia De Palma, che non viene però ammesso alla serata finale. Nell'agosto e settembre del 1977 condusse sulla Rete 2 la trasmissione in quattro puntate, 88 tasti e una voce insieme al pianista Enrico Simonetti. Bruno Martino ha avuto due figli dalla moglie Anna Innocenti, Walter e Gloria. Bruno Martino è stato un cantante e compositore di altri tempi, un cantante confidenziale. Muore all'età di 74 anni il 12 giugno del 2000 per un attacco cardiaco. E con questo anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto in tantissimi domani con un grande, grande personaggio. Ciao a tutti da me, Silvia Pagni.